Questa nuova edizione della Gravellata lo ha definito anche lei un evento importante, soprattutto per ciò che rappresenta, e mi riferisco all'outdoor. Sì, sicuramente, come ho già ricordato, l'amministrazione comunale sin dal programma elettorale ha ribadito la volontà di appoggiare e di dare impulso, un forte impulso a tutto quello che è il mondo outdoor. Questa manifestazione, questa gara fa parte appunto del progetto outdoor. L'anno scorso ha avuto un ottimo successo, siamo stati molto contenti e questa, come ricordava il Presidente, l'anno scorso era l'anno zero, quest'anno la prima edizione. E quindi speriamo di poterne avere tante altre. Ci tengo in particolare solo a ricordare una cosa, il Comune di Anna Marina, come ho detto prima, appoggia e lavora costantemente per poter dare impulso a tutto l'outdoor. Ovviamente il Comune da solo non possiede i sentieri e la sentieristica necessaria per poter dare un'offerta completa, bisogna ragionare come golfo. In quest'anno, durante quest'annata, il Comune di Anna Marina ha lavorato con gli altri comuni per raggiungere un'intesa, una convenzione, per poter permettere tutti assieme di poter intervenire su tutta la sentieristica del Golfo. Nonostante appunto qualcuno ricordava ultimamente che il comune non si impegna in questo senso, voglio smentire fortemente questa diciamo, notizia non veritiera.